Buongiorno, bentrovati. Oggi nella Chiesa Ambrosiana e nella Chiesa Universale festeggiamo il Corpus Domini, la solennità del corpo e del sangue del Signore, che poi come Chiesa Italiana riprenderemo anche domenica. Ma il giorno esatto è oggi, è il giovedì, dopo la Santissima Trinità. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Il primo giorno, le letture del Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» Egli mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Parola del Signore. Corpus Domini, il corpo del Signore, il sangue del Signore. Oggi siamo invitati a contemplare il grande mistero dell'Eucaristia, che è il mistero della fede, come diciamo in ogni messa, mistero della fede, ed è il tesoro più prezioso della Chiesa, l'Eucaristia, nostra santificazione. Ebbene, la festa del Corpus Domini è abbastanza nota, venne introdotta nel 1200, a cominciare dalla città di Liegi, e venne introdotta perché Dio la volle, appunto, furono le visioni della Santa Giuliana di Cornillon che portarono all'affermazione di questa festa, prima appunto nella diocesi di Liegi, in Belgio, e poi da lì in tutto il mondo cattolico. E un grande impulso alla diffusione della festa venne dal miracolo eucaristico di Bolsera. Anche questo episodio è noto: un sacerdote che aveva dubbi di fede mentre celebrava la messa a Bolsena, appunto, e chiedeva la grazia di essere confermato nella fede eucaristica, allo spezzare del pane vide l'ostia sanguinare abbondantemente. Il corporale insanguinato è ancora conservato nel benissimo Duomo di Orvieto. Ebbene, Gesù è veramente presente nell'Eucaristia. Questo lo dice la nostra fede, questo lo sappiamo con la testa certamente, ma dobbiamo saperlo con il cuore e con la vita, perché se veramente crediamo che Gesù è presente nell'Eucaristia, come facciamo a stare lontani dall'Eucaristia, a non andare a messa la domenica? Se crediamo davvero alla presenza reale del Signore, correremo a messa tutte le volte che ci sarà possibile, anche tutti i giorni, se possibile, con gli impegni, col lavoro. E poi, sapendo che il Signore è veramente presente nell'Eucaristia, quando passiamo da una chiesa, come stare lontani dal tabernacolo? Passeremo il prima possibile a trovare Gesù, a salutare Gesù. I nostri padri parlavano di visita al Santissimo Sacramento. È un bel concetto. Andare a trovare Gesù che è presente e nascosto nel pane spezzato, nel pane consacrato, nel vino versato. Egli è presente perché ha detto: questo è il mio corpo. Ha detto: questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti. E facendo la comunione noi ci uniamo al sacrificio di Cristo e facciamo della nostra vita un sacrificio, un'offerta a Dio gradita. Una vita eucaristica è una vita che è piena di ringraziamento e di riconoscenza a Dio per i suoi doni. È una vita unita alla vita del Figlio che si fa nudo per gli altri, perché l'Eucaristia, che è nostra santificazione, raduna la Chiesa e rende la Chiesa sempre più quel corpo di Cristo che deve essere. E nella Chiesa, corpo di Cristo, ciascuno trova la sua vocazione, il senso del suo esistere.
nutriamoci dell'Eucarestia e amiamo l'Eucarestia e camminiamo sulla via della santità. Ricordo a tutti che domani sera, 31 maggio, concluderemo il mese mariano con la solenne processione eucaristica del Corpus Domini, a cui invito tutti, ma tutti proprio, a partecipare. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.